Bene amici di HD Blog, sì è vero, dovrai andare dal parrucchiere, così come dovrai smettere di usare dei padelloni da quasi 7 pollici per telefonare. Ma la malattia della tecnologia è sempre la malattia della tecnologia, quindi non riesco a esimermi da provare anche smartphone, phablet, che sono in realtà quasi dei tablet. Ocean XL, andiamo a vedere come va. Ed è proprio XL questo Ocean che andiamo a scoprire aprendo la confezione. Eccolo qua, poi vi farò vedere il telefono. Adesso guardiamo cosa è compreso dentro la scatola. Oltre un po' di manualistica c'è il cavo dati USB, micro USB e il caricabatterie con standard USB. Purtroppo non sono fornite in dotazione le cuffie auricolari. Vi apro la parte posteriore, ho lasciato un pochino aperto perché è un po' difficoltoso, ma meglio così, sta ben agganciata la cover posteriore. Batteria da 3500 mAh, nessun problema ad arrivare a sera, anzi sono arrivato con l'uso intenso, con la doppia SIM a sera, con ancora il 25% di batteria. È vero, quando si usa intensamente si scalda un pochino qua intorno, ma i 3500 mAh veramente non ci fanno avere nessun tipo di problema. Micro SD per l'espansione di memoria, una SIM normale e una SIM in formato micro. In questo momento lo sto provando con una SIM sola perché non avevo una SIM in formato normale per la prova, lo sto usando in un altro telefono, ma ho usato questo telefono circa 4 giorni spesso con il dual SIM e non mi ha mai dato problemi. Su questo lato abbiamo i pulsanti per il volume, sotto il microfono e la micro USB, da questa parte accensione, spegnimento, blocco e sopra il jack per le cuffie. Dietro la camera da 13 megapixel con il flash LED e l'altoparlante per i suoni di sistema, vedete c'è anche un rialzino, diciamo, per non farlo toccare a terra, e davanti camera anteriore da 5 megapixel, sensore di luminosità di prossimità, abbiamo anche un LED di stato qua in alto a destra che blinca rosso e qua sotto pulsanti indietro home e menu. Sembra sia multitasking, ma in realtà la grafica non è rispettata dal software, perché questo menu funziona da menu. Per andare al multitasking bisogna tenere premuto il pulsante home, e tra l'altro poi vi faccio vedere perché è un multitasking particolare, non è standard. Apriamo le notifiche. Ho configurato io questo notification toggle perché odio un po' i toggle automatici, cioè il toggle in seconda funzione. Alzo la luminosità e come avete visto il display si è acceso molto di più. Perché? Perché il sensore della luminosità non mette mai al massimo la luminosità anche se andiamo all'aperto, perché il display di suo avrebbe una buona luminosità. Guardate, alzato al massimo, paragonabile anche a HTC M8, l'ho messo di fianco e ha una buona luminosità, ma bisogna togliere il sensore. Per il resto un display full HD, addirittura 6,44 pollici la diagonale. Entriamo nella cartella di test, vi faccio subito vedere i neri che sono abbastanza buoni, anche se non sono profondissimi e soprattutto tendono al grigio se vado a utilizzare il taglio per visualizzare il display, una situazione alquanto rara a dir la verità. Entriamo nella palette colori, ben riprodotti, non sono né troppo saturi né troppo smorti. Anche la griglia di questa mia immagine viene riprodotta bene, le sedie, non ci sono colori come vedete che sparano, quindi devo dire un display comunque buono. Non reattivissimo al touch, e soprattutto quando mettiamo in vibrazione, come praticamente quasi tutti i processori, i telefoni con processore MediaTek, questi pulsanti non vibrano quando metto la funzionalità vibrazione. Infatti qua dentro fa girare il tutto un MediaTek MTK6592 octa-core 1.7 GHz. Entriamo nelle impostazioni, vi faccio vedere le informazioni sul telefono. Abbiamo Android in versione 4.2.2. finché MediaTek non rilascerà KitKat, nessun telefono con dual SIM verrà aggiornato. La GPU, la Mali 450. Per quanto riguarda le tecnologie radio, abbiamo a disposizione due SIM con hot switch a caldo, quindi l'UMTS può essere abilitato su una SIM alla volta, ma si può modificare via software. Si può settare il servizio 3G su una o sull'altra SIM, come potete vedere, e la gestione delle due SIM, ve la faccio vedere al volo, ma è esattamente la stessa che trovate su tutti gli altri telefoni con processore MediaTek, con la possibilità di rendere predefinita una o l'altra SIM in questi quattro ambiti. Torniamo indietro, HSPA a 21 Mbps, 5.76 in upload, Edge, e abbiamo, scusate sono uscito ma volevo farvi vedere perché la memoria, abbiamo 2 GB di RAM e 16 GB
terabyte di memoria, però partizionati come circa 4 per l'archivio interno e circa 10 di spazio di archiviazione. L'USB funziona anche OTG, quindi si può collegare qualsiasi chiavetta USB, e va anche come archivio di massa se lo colleghiamo al PC questo telefono. Due particolarità per quanto riguarda il menu, che per il resto vedete ha assolutamente tutte le impostazioni del menu di Android standard. La prima è la gesture sensing, che è praticamente quella serie di gesture che funzionano attivando la fotocamera e consentono di muovere il display agitando la mano sopra la fotocamera anteriore. Vedete, io adesso ho attivato solamente quella del launcher, gesture come erano inutili sui Samsung sono inutili qua. Invece una cosa interessante, le Smart Wake, cosa sono? Sono delle gesture che consentono di riaccendere il telefono dallo stato di standby con una serie di o di click oppure di scrittura sul display. Ve ne faccio subito vedere un paio. Il primo è il doppio tap, che funziona, diciamo, funziona 8 volte su 10, ma quella più interessante secondo me è la gesture della E, per esempio, in questo caso, che fa saltare anche la schermata di sblocco e ci fa andare nella schermata dove eravamo rimasti. Per esempio, spegniamo il telefono su questa schermata, facciamo questa gesture e il telefono dovrebbe accendersi sul launcher. Per esempio, se io fossi entrato nella galleria, avessi spento il telefono sulla galleria. Con una E, vedete, torno esattamente alla galleria. Non abbiamo l'NFC, il GPS funziona abbastanza bene. Oltre a questo andiamo a vedere la parte telefonica. Chiamiamo subito il 190, c'è la possibilità della videochiamata standard. Attiviamo la voce, alziamo il volume al massimo. Vedete, qua col menu posso avviare la registrazione. Non è male come audio nella capsula auricolare, la voce invece è un pochino basso. Tendenzialmente la ricezione è buona, così come anche l'audio e la parte telefonica in generale. C'è la ricerca rapida in rubrica, scusate. Wi-Fi, BGN, hotspot, Wi-Fi direct, Bluetooth 4.0, però non è smart, nel senso che per esempio il mio braccialetto, ho provato anche con altri braccialetti, non vengono riconosciuti, mentre il Pebble funziona tranquillamente. Andiamo a vedere un po' invece il software come gira. Entriamo un po' nella messaggistica, proviamo a scrivere un nuovo messaggio di testo. Allora, come avete visto, ho fatto qualche errore che è stato corretto dal correttore ortografico. 6,44 pollici sono veramente tanti, con una mano è praticamente impossibile utilizzare questo telefono, sempre a due mani. E la tastiera non è proprio precisissima, nonostante sia così grande faccio fatica a scrivere velocemente, perché il touch non è fulmineo e non è reattivo. Se entriamo nella parte relativa alle email, entriamo in una mail a caso, la scarichiamo tutta. È il classico client pre-KitKat, quindi con la necessità di girare a destra e a sinistra per vedere tutta la mail. Questa è incolonnata e ho scelto proprio la mail sbagliata per farvi questo tipo di dimostrazione, ma ci siamo capiti, chi mi segue sa che, vedete, non amo tanto i telefoni in cui bisogna fare destra e sinistra per leggere tutta la mail, soprattutto in un telefono che è praticamente un tablet, quindi un display veramente grande. Vi voglio far vedere altre due chicche, i temi che sono veramente copiati dalla MIUI. Guardate, questo è un tema praticamente MIUI, e non solo, perché anche la possibilità di andare a modificare il wallpaper sia della schermata di blocco sia del desktop ricalca altri sistemi operativi, non, diciamo, personalizzazioni, non proprio sistemi operativi. Non c'è la possibilità di aumentare o diminuire le pagine della home. E parliamo di browser web, siamo qua, apriamo il browser web, andiamo su HD Motori, perché ormai HD Blog è troppo ottimizzato per i telefoni e quindi diventa veloce su praticamente tutti i dispositivi. Ok, si è caricato, proviamo lo zoom. Allora, vedete, abbastanza buono, nel senso che non segue proprio fedelmente le dita. Proviamo a entrare in una news, magari entriamo in una interessante, la prova della GovGTD. Entriamo qua nell'articolo, se riesco a prendere la scritta. Il client è lo standard e abbiamo però la possibilità ancora del flash player. Proviamo a zoomare, vedete, anche qua si fa un po' fatica. Col doppio tap c'è il reincolonamento del testo alla larghezza dello zoom e aspettiamo il caricamento di Discus. Vediamo un po' per scrivere nel campo di testo, ci sta mettendo un filo di tempo.
Qua non è colpa della mia linea Fastweb che aveva dato problemi i giorni scorsi, perché finalmente sono tornati i miei fantastici 100 megabit. Allora, si scrive abbastanza bene, vediamo come ci muoviamo nel campo di testo, ci muoviamo bene, nessun tipo di problema, zoom out, zoom in, insomma un browser senza infamia e senza lode. Torniamo indietro, andiamo a vedere Real Racing che ho scaricato, bello giocare con un display così grande. Ok, sta per partire. Aspettiamo un attimo che si carichi il gioco. Intanto vi do qualche impressione su questo telefono che non è male, ma mi sembra non sia ottimizzato per il display, cioè tutto zoomato, diciamo così. Ok, ruotiamo a sinistra, ruotiamo a destra, freno, cambiamo la visuale interna, dettagli al massimo, siamo pronti per partire. Qualcuno ha detto che sto migliorando di prova in prova, speriamo, vediamo se riusciamo a superare almeno 3 o 4 macchine alla prima curva, ovviamente sempre all'interno. Frame rate che non è male, c'è qualche scattino ma direi nulla di drammatico, sono andato troppo all'interno e quindi ho rallentato un casino, proviamo all'esterno, vediamo un po'. Sì, forse è meglio, vedete? Comunque è giocabile, vedo dei piccoli rallentamenti ma nulla di che, e dei piccoli lag, ma ripeto, un gioco che rimane giocabile. Andiamo alla parte multimediale con la cam posteriore da 13 megapixel, mettiamo qua il nostro Buzz. Allora, quali sono le impostazioni? Ve le faccio vedere subito, sono queste. Per quanto riguarda le modalità, qua invece entriamo nelle impostazioni relative alla fotocamera, massimo da 13 megapixel in 4 terzi, fa il crop in 16 noni e possiamo scattare al massimo a 9,5 megapixel, per quanto riguarda i video, qua non ci dà la definizione, ma al massimo si possono girare in full HD. Abbastanza veloce la messa a fuoco e anche lo scatto, possibilità di modificare la camera, anteriore da 5 megapixel, poi vi farò vedere i risultati. Le andiamo a vedere subito qui nella galleria, andiamo indietro, tra l'altro galleria standard, vedete non abbiamo nessun tipo di vezzo rispetto alla galleria di Android. Ecco qua Buzz. La definizione del display si vede praticamente solo nelle foto, perché come dicevo prima la grafica del telefono in generale non è ottimizzata per una risoluzione così elevata. Sì, mi sono divertito tantissimo con mio figlio sul trenino questa mattina e invece adesso andiamo a vedere le foto. Direi discrete, sia le macro sia i panorami. Ecco, quello che mi ha impressionato è l'HDR, guarda come funziona bene. Questa è una foto scattata senza HDR, questa con HDR. Ha illuminato tantissimo la zona qua buia, foto fatta tra l'altro in una giornata con fortissimi contrasti. Per il resto le panoramiche, ripeto, discrete. Ecco, questo è come scatta la foto la camera anteriore, 5 megapixel, non malissimo. Di sera il flash aiuta tanto, perché guardate qua, una foto fatta con il flash, un po' di rumore video, neanche tantissimo, e questa è fatta invece senza flash. Torniamo indietro, vi dico dei video, i video vengono girati anche qua in maniera discreta, abbastanza bene, senza infamia, senza lode. L'unica cosa che fa un po' troppo spesso la rimessa a fuoco la fotocamera. Entriamo nella parte video e c'è il programma apposta, video player. Legge tutto perché ha letto tranquillamente gli MKV ad alto bitrate, vedete? Non legge l'audio, sono pochissimi i telefoni che leggono l'audio di questo file, ma legge tranquillamente i video e anche i DVX vengono letti perfettamente. Posso muovermi tranquillamente, quindi non ha nessun tipo di problema, ovviamente nemmeno nei full HD. Se andiamo a parlare di performance invece audio, non posso esimermi da farvi sentire Bublé. Il volume.
Allora, l'audio direi che non è male, anche qua, senza infamia e senza lode, purtroppo non ci sono le cuffie in dotazione. Io sto usando delle fantastiche Xiaomi Pistons, queste qua si sentono veramente bene per quello che costano, intorno ai 20 euro, devo dire che hanno suonato benissimo con questo telefono, e che ha anche la possibilità della radio FM, qua vedete trasmissione FM, anche se la traduzione è un po' incespicante. Per il resto nessun altro software rispetto ad Android base, abbiamo il file manager, l'aggiornamento OTA update, speriamo che arrivi finalmente KitKat anche per i Mediatek, che stanno rimanendo un po' indietro da questo punto di vista. Per il resto veramente una release standard del software. Costa 299 euro questo XL ed in realtà secondo me è più un tablet piccolo che uno smartphone, perché siamo al limite dimensionale anche del phablet, guardate il mio pollice dove arriva. Poca l'ottimizzazione della diagonale, della definizione del display, per esempio qua solamente 5 icone nella dock, non si percepisce la definizione se non avvicinandosi molto allo smartphone, proprio perché non è ottimizzata la grafica. Si può ottimizzare con un launcher alternativo. Interfaccia che è un semplice zoom dei tanti Mediatek in circolazione, bene le Smart Wake, per il resto un telefono abbastanza insignificante anche alla luce dell'ultimo ribasso di prezzo di Note 2 a 299 euro nuovo. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.